Ragazzi, qui del 38, eccoci, a parte comunque il palazzo e le strutture, la città è molto bella da vedere. Allora, siamo con Miles Morales e abbiamo un po' di... Ah, ecco, potrei... Fuochi d'artificio. Sarà meglio avvisare quei tizi che per spararli serve un permesso, prima che qualcuno chiami la polizia. Sì, andiamo a fare un po' di cose, che ne dite? Ah, sono stupido, c'è il ricco di Sandman alle spalle. Me lo sono scordato. Vabbè, Il prima fermo i fanatici, poi penso all'incendio. Ti vede, Spider-Man! Credi di essere degno? Ah, ok, ecco perché non mi curavo. Olè. No, per niente. No, cavolo! Preparati all'ora scarlatta, Spider-Man! No, ma dai! È stata una degna prova. Per niente! Dai! Vabbè, è andata male. Però c'è il codice Sandman. Mi sono perso il codice Sandman. No, volevo aspettate, raga, volevo ritornare il codice Sandman. Madonna, la velocità, ragazzi. Madonna, poverina! Non hai scampo, idolo degli stolti! La fiamma non scende, che... Ah,
ancora indietro! No, dai! State giù! Non è finita! Ma dai! Aia! Ma dai! Ma che cacchio di forza avete? Ma dai! Aspetta che lo dica alla fiamma! Ho capito, ma siete... No, con questo è troppo forte, ragazzi, Niente, non riesco a farlo, che palle! Mamma mia, ragazzi! No, devo livellare, devo assolutamente livellare. No, te dopo, voglio andare a... Ecco, in nella... Dov'ero? Ah, c'è pure una foto lì. Mio buon signor Strat, in questo suo trasmutare di metalli e convertire d'acqua, sarebbe così gentile da informarci su cosa... Non funziona, devo prima riscaldare, provare materiale... Abbiamo visto il figlio di Norman Osborn... Non c'è nulla di romantico. ...nei pressi della Midtown High. L'amore è romantico. Sicuro è molto diverso in periferia. Si rischia di venire accettato. Ok. E a quel punto ogni emozione sparisce. L'essenza dell'amore sta nell'incertezza. Se mai dovessi sposarmi, farei tutto per scoprire. No, troppo facile. Il direttore del casting non ci cascasse. Bene. Oh, fai fotoritratti, vai. Altra città, puoi assistere tutti i giorni alle performance di stelle affermate e nuove promesse del teatro. Londra, un po' fuori mano. Un attimo. Sì, avete capito dove sto andando? No? No, volevo fare una cosa... Aspetta. Eccola, allora. Ah, eccola il parco che mi interessava. Però essendo che ci sono due cose di Sandman proprio lì. Andiamo per di là. Cristallo di Marco. Prendiamolo. Mi stavate aspettando? Bella. Siete un po' troppo possessivi. Ok. Controlliamo il cristallo. Ok. Ora tocca a me seguirmi. Scoprire chi ho di fronte. Sono finito in questa scuola abbandonata ad anni.
E comincio già a pentirmene. Marco non aveva nessuno su cui contare. Mi dispiace per lui. L'idea di farcela sconfigge quella cacchio di setta del cavolo. Sì, l'ho visto, mo ci vado. Occhio con quell'affare! Spider-Man! Sono fuori di testa, Spider-Man! Sta attento! Occhio! Dubiti della fiamma! Non te, maledizione, non era tu. Era lui. No, prima faccio fuori a lui, ragazzi. Dai! No, vabbè, dai, cazzarola. Non è... Oh, questi sono troppo pigli. Vabbè, pazienza, ragazzi, è andata male. Oh, ma dopo! Oh, sì, lo so, guarda che l'ho segnalato. Non è che non l'ho segnalato. Fammi vedere un'altra cosa. Ok, c'era questo e c'era anche quello. Guarda quanti ne sono. Sì, vabbè, quello l'avevo sgamato con il segno violaceo, l'avevo visto. Sì, però cavolo, ragazzi, sono troppo OP questi cosi. Zio Aaron era un nascondiglio vicino allo stadio. Cavolo, non è facile. Mamma. Un generatore. Deve fornire energia a qualcosa. Qualche problema con la corrente. Le mie ragnatele possono fare da conduttore. Deve esserci un altro punto rotto nel cavo. Sono un po' stupido, lo ammetto, non lo nego. Aperto il deposito. Guarda come sta bello comodo qua. Vabbè, uno dei puff che ho io praticamente. Si sciarava, eh.
Oh, ah, eccoti qua. Sembra strano, raga, ma fai queste missioni, sono importantissime. Perché ottieni materiali e robe. Ah, hai trovato il deposito allo stadio. È uno dei miei preferiti. Come mai? Diciamo che mi ero costruito una rete personale in tutta New York. Entravo nel sistema dello stadio e guardavo le partite dalla maschera di Prowler. Cosa? Ma dai! Era come stare seduti a bordo campo senza pagare un centesimo. Aspetta, ti richiamo. Sapete che c'è? Avete chiuso! Il fuoco! Via! Via, via! E infatti stai a cuccia. Entravo nel sistema dello stadio e guardavo le partite dalla maschera di Prowler. Cosa? Ma dai. Era come stare seduti a bordo campo senza pagare un centesimo. Potrei anche approfittare dello sconto Prowler. Almeno per la stagione regolare. Mi dispiace, Miles, ma dobbiamo scervellarci come tutti gli altri. Ah, mo fa tutto il santo. Ecco, andiamo prima a prendere quello. Ma questo, questo... però prendelo bene, eh. Hanno i torcher, vanno forte. I torcher. Credo che è un riferimento a questi disgraziati qua, comunque, credo. Perfetta per Robby. Manifestare non è solo un diritto costituzionale a New York, è un dovere civico, specialmente quando si viene a sapere che una multinazionale ha sviluppato un'arma biologica che accidentalmente poi ha colpito la città. Giustamente. Eccoci qua, arrivati. Come va, amici di sabbia? Questi tizi non mollano. Sono un po' più deboli questi qua rispetto agli altri, capito? Rispetto a quelli che affronto sono più deboli. Vabbè, ma è Sandman. Bella, mancato uno. Andiamo a riscuotere il cristallo di sabbia. Eccoci qua. Li ho trovati. Mi stavano aspettando. Con armi di ogni genere. In che razza di inferno mi sono cacciato? Lo aspettavano armati. Sapevano con chi avevano a che fare. Central Park Progressive, vedete? Ragazzi, fare così, livelliamo, capito? Mi serve un attimo. Ehi, chi di voi ha ordinato delle ragnatele? Solo che lo sta...
Rinuncia! Hai già perso! Se Spider-Man scappa, ti ammazzo tutti quanti! Ah! Hanno chiamato gli amici! Ragazzi, Vasco, un'agilità della Madonna, che devo dire la verità. Madonna, ragazzi, questi sì che sono. Chissà se Pete ne ha mai battuti così tanti insieme. Ciri tu questo. Livello 10, ragazzi. Io non so che livello si può arrivare, però prima facciamo questo, meglio è. Punti abilità ottenuti. Due totali, perché dobbiamo livellare, ragazzi. Però, oltre il livellaggio, dobbiamo anche potenziarci. Dai, che abbiamo quasi fatto. C'è un deposito vicino alla cima del Braxton. Oh, ma ora che cosa c'era qui? Questa è tosta questa, non si capisce dove devo andare. Mi dice che è qua. Ho capito, vedi, questo sicuramente. Odio. Ah, ma come gli vengo? L'hai detto, fratello. Zio, hai spedito a caccia di cianfrusaglie senza avvertirmi dei laser. Devo fermare quella ventola. Sono pure scemo che gli stavo andando per le buone senza. Pure. Zio, tu sei pazzo. No, vabbè.
So quando, aspetta. So quando. Ok, poi. Vabbè. Ecco, ci siamo. Sei un pazzo. Ora capito. Hey, zio, perché hai scelto questo grattacielo? Conosci il colpo alla Braxton? Ah, no. Infatti, è stato il mio primo esordio come Prowler. Il primo lavoro con una squadra. Siamo entrati per rubare prototipi dalla divisione segreta della Braxton. Ma una tipa ci ha traditi. Chi? Non ho mai saputo il suo nome, ma era molto bravo. Oh, ci richiamo. Ora siete nei guai. Ma dai, fra tutto il fuoco che potevo mai prendere. Fa oh c'è un'ambulanza non troppo distante, ti porto da loro. Mio Dio, grazie. Meno male. Ancora un secondo. Eccoci qui, il peggio è passato. Grazie, Spider-Man. Nella di luce mi è andata. Ok, qua dovrei aver fatto. Qua forse ho fatto tutto. Wow, faccio schifo. Cioè, sono una brava persona. Bene, ora posso fare quello che volevo fare. Guarda, se fossi in te. Oh, è decisamente. Ok, già mi sta bene questo, poi. Ah, la caltrezza, però meglio questo, ragazzi, abbiamo potenziato drasticamente la vita. Mo il prossimo aumenteremo ancora. Gadget, ok. Oh, eccoli qua. Meglio in due, ragazzi. Allora, andiamo con uno, due. Ok.
Sì, perché uno mi dirà, perché non li potenzi? Guarda, è meglio tutti quanti insieme, eh? Che poi aumenterebbe, ecco, velocità, tutte le cose in generale per i personaggi. Bello questo. Questo è figo, questo. Eh già. Però. Ah, beh, sì. Questo sarebbe il costume da mettere. Ok, questo è quello classico, però mettere questo qui è figo di. Ok. Oh, sono contento, dai, è andata, è andata. Ora però. Andiamo direttamente lì. Ehi, hey Pete, si va alla fondazione? Sì, non vedo l'ora di scoprire che combini. E io non vedo l'ora di mostrartela. Scusa, devo rispondere a una chiamata di MJ. A presto. Ehi, hey, come va? Bene. Ero al telefono con Harry. Questa cosa della fondazione potrebbe funzionare. Oh, grande. Ho buone notizie anch'io. Ho indagato sulla tecnologia usata da chi ha attaccato il convoglio carcerario. Roba degna del Dark. Sì, chiunque ci sia dietro ha parecchie risorse. Miles pensa di aver visto il capo. Una specie di cacciatore impellicciato. Interessante. Continuerò a indagare. Se la storia arrivasse in prima pagina, potremmo trovarli più velocemente. Magari salverei anche il posto. Stavo per investire qualcuno. Devo intervenire. Intervenire. Dobbiamo seminarlo. Ragazzi, perché non parcheggiate direttamente in galera? Scendi, insettaccio. Ora. Finito. Ce l'avete un'idea dei danni alle proprietà che avete causato? Ho sbagliato. Dovevo fare prima quello di Miles Morales, poi quello in coppia e poi questo qua è la missione principale. Sì, ragazzi, missione principale. Ho sbagliato. Vabbè, c'è la vita. È un po'. Mi dispiace che avevo fatto Miles Morales. Però si cambia solo in determinate circostanze, non si cambia sempre. Ma è tutto quel colpo di qualcosa, apri l'app, apri l'app. Avengers, che cazzo. Avengers, cavolo. E Fantastici 4 non ci stanno? Vabbè, andiamo. Spettacolo, spettacolo, spada me. Spettacolo. Ah, perché con. No. Ora ho capito perché non l'ha capito. Ok. Ho capito perché, raga. Perché questo coso funziona al contrario. Vabbè, io che cazzo ne so io. Bellissimo! Wow, se riuscivo. Wow. Perché vedete? Ora ho capito come funziona. Vabbè, ma è bellissimo. Ora ho capito, perché io andavo in picchiata sempre, non capisco perché. Sì, era Spider-Man, sì. Oddio, che cacchio è successo? Ma sei una squadra. Ok, andiamo. Sembra una bella struttura, andiamo. Wow, mi
chiedevo giusto cosa fosse questo posto. Ovviamente ora si sta a Picker Park. Giustamente. L'albero di Emily. Ah, è perfetto. Eccoti. Avevi detto che era soltanto una startup. Sì, nei miei progetti non doveva essere così, ma ci ha messo mano anche mio padre, quindi. Peter Parker. Allora, che cosa ne dici? Direi che è tutto un altro mondo rispetto a quella topaia di Otto, no? E che cazzo? E adesso che sei a bordo, questo progetto potrà finalmente decollare. È la Madonna. Welcome to Jurassic Park. Papà, Peter non ha ancora detto se parteciperà. Oh, davvero? Prima gli faccio fare un tour. Così potrà scegliere. D'accordo. Sapete, rivedere voi due ragazzi di nuovo insieme va bene. Divertitevi. Oh, prepara il tuo badge. Inizia il viaggio. La prima cosa che voglio mostrarti è di sotto. Harry, questo posto, vero? Mio padre ha esagerato un po' per i miei gusti. Ma come? Ho organizzato tutto mentre ero ancora in cura, ma una volta uscito ho apportato qualche modifica. Del tipo? Ho devoluto il mio stipendio in progetti di ricerca, insediato un consiglio più adatto ai nostri scopi e ho allineato i progetti alla nostra missione: curare il mondo. Wow. I soldi di papà hanno avviato il meccanismo, ma il mio compito è farlo funzionare. Per creare un mondo migliore. Bellissimo. Ok. Ragazzi, io stopperei qua. Così continuo per la prossima volta. Qui dal 38 passo e chiudo. Bella ragazzi.